Buongiorno ragazzi, bentrovati con Bibi Prof. Siamo in una situazione un po' particolare, un po' difficile, siamo purtroppo in una fase in cui c'è il coronavirus in giro e dobbiamo fare molta attenzione. Io non sono un medico, quindi non vi parlerò del coronavirus, non ne ho assolutamente i titoli e le competenze, quindi non parliamo di coronavirus. Quello che vi voglio dire è, diciamo, come affrontare questo periodo. È un momento difficile. All'inizio eravate tutti felici, adesso sono chiuse le scuole, che bello. Poi però avete cominciato a capire che la scuola vi manca e quindi mi contattano tantissime persone, anche genitori, molto preoccupati perché il problema è come facciamo adesso a studiare, perché comunque ragazzi, cioè, noi dobbiamo andare avanti, non possiamo pensare di fermarci, anche perché non sappiamo quanto ci fermeremo, potrebbero essere ancora 2 settimane, potrebbero essere ancora 1 mese, 2. Io spero di no, spero di tornare a scuola perché i miei ragazzi mi mancano, mi manca il sorriso dei loro occhi, mi manca il rumore e comunque la vitalità e l'umanità che c'è nella scuola. Però dobbiamo fare i conti con la situazione attuale, dobbiamo stare a casa, dobbiamo cercare di avere meno contatti possibile con gli altri. E dobbiamo però procedere e fare qualcosa. E che cosa possiamo fare? La prima cosa che io vi consiglio è organizzarvi coi tempi. Magari non siete abituati, però come prima vi alzavate la mattina, andavate a scuola, adesso prendetevi un tempo della giornata per studiare. Quindi, magari non detto che dobbiate cominciare proprio alle 8, però prendetevi quelle 3 ore al giorno per studiare. Quindi vi organizzate un tempo e uno spazio comodo, silenzioso, in modo da potervi veramente concentrare. Quindi questa è la prima cosa. Mi sono presa un po' di appunti in modo da potervi dare i consigli giusti. Poi, ovviamente, il posto dove dovete studiare deve essere un posto possibilmente silenzioso. Quindi, se avete fratelli, eccetera, cercate di organizzare delle zone della casa in modo da poter lavorare bene, perché se non vi mettete in una zona silenziosa e concentrata, sicuramente non ce la potete fare. Che cosa dovete utilizzare? Beh, la cosa più banale che vi posso dire è usate il libro. No? Uno dice sì, va bene, lo so, uso il libro, però io veramente ve lo dico come esperienza, il libro voi spesso non lo conoscete, non lo usate come effettivamente va usato. Noi al giorno d'oggi abbiamo dei libri bellissimi, abbiamo in adozione dei testi colorati, vivaci, interattivi, multimediali, digitali, abbiamo tutto su questi libri. Quando studiavo io, ragazzi, i libri erano in bianco e nero, erano proprio delle cose orribili. Adesso avete dei libri bellissimi, pieni di strumenti. In questi libri avete il fascicolo ad alta leggibilità. Quindi moltissimi libri hanno il fascicolo ad alta leggibilità per i DSA e comunque per chi è in difficoltà. Avete tutte le mappe concettuali, i riassunti, avete i vari fascicoletti aggiuntivi tipo quaderni operativi, tavole numeriche, questo per la matematica, ma ad esempio anche per l'inglese. Avete i fascicoli aggiuntivi con tutti i questionari, avete i DVD, i CD. Avete all'interno del libro digitale i vari link per poter accedere ad altre spiegazioni su piattaforma e avete anche la possibilità di fare e di vedere degli esercizi già svolti, spesso animati. Quindi vi consiglio, scaricatevi il libro digitale e utilizzate il vostro testo al meglio di quello che potete fare, perché il libro digitale comunque è molto utile e di solito è fatto anche molto bene. Esistono anche delle piattaforme proprio collegate con dei libri, ad esempio quella di Idea Scuola, che vi permette di accedere a dei contenuti digitali in più. Poi un altro modo per studiare e ripassare a casa è ovviamente sono i video didattici, no? Ci sono io che faccio i video di matematica, ma ci sono tanti altri insegnanti di matematica e anche di altre materie, soprattutto sulle discipline scientifiche, però ce ne sono in giro. Quindi, in maniera magari anche un po' guidata, non proprio da soli, perché non sapete bene chi è più bravo, chi è meno bravo, cercate di farvi consigliare dagli adulti e seguite i video didattici. Siamo qui per questo. Questa è un'invenzione che io mi sono fatta già qualche anno fa e adesso vedo che in effetti è molto utile. Adesso si stanno svegliando tutti con la didattica a distanza, i video didattici e io combinazione li avevo già fatti e quindi sono molto contenta. Poi un altro posto dove potete andare è Google. C'è chi dice che Google sa tutto e insegna tutto. Allora attenzione, Google è vero che vi mette tutto a disposizione,
però dovete essere molto in grado di discernere, quindi dovete andare sui siti giusti, fatevi consigliare dai genitori, guardateli insieme, fatevi consigliare dagli insegnanti, io ve ne posso dire qualcuno, ad esempio YouMath è un sito di matematica con tante lezioni ed esercizi, poi c'è Matica, Matica con la K. E poi appunto tantissime altre possibilità, ad esempio i miei colleghi possono utilizzare anche delle piattaforme, ad esempio la piattaforma di WeSchool, questo lo dico ai colleghi, è una piattaforma che viene messa a disposizione da Riconnessioni. WeSchool è una piattaforma dove tanti colleghi condividono dei materiali e quindi possiamo anche utilizzare questa. Io ad esempio utilizzo Edmodo. L'ho scoperto da poco, però vedo che Edmodo è carino e funziona. Che cos'è Edmodo? Edmodo lo potete trovare tranquillamente su internet e collegarvi col cellulare, quindi non avete bisogno di grandi strumenti. E c'è la sezione studenti e la sezione insegnanti. Per la sezione studenti potete accedere con il codice della Classroom che il vostro insegnante, diciamo, prepara. Quindi l'insegnante prepara una classe virtuale. E mette i vostri nomi. Voi potete accedere ad Edmodo tramite appunto il link studenti con questo semplice codice. Cosa può mettere il vostro insegnante? Ma io ho provato a mettere di tutto, ho provato a mettere anche dei link, ma non sempre ha funzionato, anche dei video non tanto. Quello che funziona bene sono i PDF. Quindi se i vostri insegnanti preparano un documento PDF, degli esercizi, delle cose da, non so, dei ripassi, oppure anche ho provato a fare degli screenshot sul mio tablet dal libro digitale e poi col Bluetooth ho trasferito sul computer questi screenshot e sono riuscita a inserirli nella piattaforma Edmodo per ogni singola classe. Quindi ogni alunno della sua classe ha il codice e accede ai materiali che io fornisco. E possono anche fare il compito sul quaderno, fare la foto e mandarmelo. Quindi anche questa piattaforma Edmodo è molto carina. Una cosa che viene anche molto utilizzata è il semplice sito della scuola. Nella mia scuola abbiamo deciso di mettere tutti i compiti che gli insegnanti vogliono dare agli alunni semplicemente sul sito della scuola, così uno va lì, ha tutto insieme ed è anche un riferimento ufficiale e potete trovare i vostri compiti. Un altro metodo è quello di utilizzare Skype. Quello che ecco, diciamo, il problema ecco, che si sta presentando non è solo fare lezione e fare i compiti, ma è la valutazione. Quindi la valutazione deve essere fatta in maniera corretta, non si possono dare degli esercizi che poi tutti copiano, bisogna cercare di fare delle prove che abbiano un valore. Allora si sta pensando anche a Skype perché così c'è un'interfaccia direttamente, il professore vede l'alunno e lo può anche interrogare. Oddio, farà anche un po' paura, farsi interrogare dal prof direttamente su Skype, però ragazzi vi dovete abituare. Quindi dobbiamo veramente cercare di darci da fare tutti. Ecco, una cosa che mi sono dimenticata di dire, ci sono anche delle piattaforme tipo PPS, Problem Posing and Solving, che è una piattaforma dell'Università di Torino, io sono di Torino, comunque offerta dalle università, e quindi tutta una serie di strumenti che si possono utilizzare. Quello che voglio dire però è non fermiamoci. Dobbiamo essere molto tranquilli, attenti, ma anche pensare di andare avanti. Quindi, se ce la mettiamo tutta, se ci impegniamo, noi insegnanti, che non siamo in vacanza, ragazzi, stiamo lavorando tanto per offrirvi comunque qualcosa per farvi andare avanti, per andare avanti anche noi, e voi da casa lavorate, ragazzi. La matematica è facile in questo momento, magari non lo è così tanto, ma se tutti ci impegniamo, potremmo superare bene questo periodo. Allora, tanti auguri ragazzi, a presto e un caro saluto e un abbraccio da Bibi Prof. Ciao!